Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Siamo stati in questi giorni in visita alla mostra dei presepi che si sta svolgendo a Pescara presso il Circolo Aternino che si trova in piazza Garibaldi, per intenderci proprio accanto al museo casa di Gabriele D'Annunzio. Noi abbiamo appunto intervistato come dire, alcune personalità legate a questa mostra e allora vi proponiamo le interviste che abbiamo realizzato. A Radio Speranza siamo con il signor Pasquale. Signor Pasquale, lei qui, diciamo, si occupa dell'organizzazione anche della mostra dei presepi qui al Circolo Aternino di Pescara. Ecco, quali sono le sensazioni nel vedere tante persone che vengono qui, possiamo dire, a contemplare il presepe? Sicuramente, le sensazioni sono tali e tante che neanche si possono descrivere. Diciamo che poi è il frutto di un lavoro che dura un anno intero, perché qui ci sono esposti oltre 100 presepi, quindi la sensazione di vederli tutti insieme, tutti esposti con le persone che vengono a visitarli, con gli artisti stessi che frequentano quotidianamente, la mostra, è una sensazione che non si descrive, è stupenda, è bellissima. Ecco, possiamo dire che, appunto, essendoci oltre 100 presepi qui presenti, ogni artista poi ha, come dire, concentrato la sua attenzione su un aspetto particolare, su un, non so, vede magari il Natale stesso da una prospettiva particolare. Sì, sicuramente, tant'è vero che ci sono diverse modalità di rappresentare il Natale e quindi fare il presepe. Ovviamente ogni presepe è bello, ogni presepe ha la sua bellezza. Se qui si fa un giro si vede che ci sono presepi di carta. Ci sono presepi di sughero, i famosi presepi napoletani, ci sono presepi degli abruzzesi che sono stupendi, e a questo proposito dico che non è solo storia e cultura napoletana il presepe, perché ormai il presepe si fa in tutto il mondo. In Abruzzo devo dire che ci sono presepisti che sono eccezionali e che non hanno nulla da imparare o da apprendere dall'arte napoletana, sono stupendi. Ecco, tra i tanti presepi che ci sono qui ce ne sono anche due, come dire, della nostra emittente di Radio Speranza. Sì, ho avuto il piacere di conoscere chi gestisce Radio Speranza, Remo. Dorremo, infatti è venuto una mattina qui, è venuto in modo molto umile a chiedermi se poteva portare la presenza di Radio Speranza nella nostra mostra. Io sono rimasto contentissimo e gli ho detto addirittura di portarne quanti lui ne volesse portare. Infatti mi ha portato due esemplari piccolini, ma sono carini, sono stupendi, sono belli e sono ammirati da tutti quanti. Ecco, e allora se lei si sentisse magari di dare ai nostri ascoltatori un augurio per questo Natale, che cosa direbbe? Intanto buone feste a tutti, buon Natale, ma buon Natale inteso come un buon Natale d'animo, di spirito, di cuore. Messaggi che Radio Speranza manda a tutti i momenti, indipendentemente dal Natale e dalle festività. Grazie Grazie e buon Natale anche a lei. a lei per l'intervista, grazie. A Radio Speranza siamo con la signora Rosaria Gagliardi. Signora, qui al Circolo Aternino a Pescara c'è un'opera di suo padre esposta, è così? Sì, esatto, c'è una natività in legno scolpita da mio papà. Ecco, ci può dire quali sono le caratteristiche di questa natività? Ma è stata realizzata da un unico tronco di ciliegio,
e rappresenta l'essenziale, quindi la natività con i personaggi principali, e la madre di Gesù, il padre Giuseppe, e naturalmente il bue e l'asinello, e questo è quanto, è tutto, insomma. C'è un forte spirito, una forte spiritualità in quella che è la realizzazione, ma niente di trascendentale, quindi direi un presepe molto 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 concreto, cioè molto da toccare, insomma, che poi era il desiderio suo di vivere nella realtà ricordando degli insegnamenti importanti, che sono appunto quelli che vengono tramandati dai genitori. Lui aveva comunque la passione per, aveva uno speciale dono, quindi era dotato, per cui tutto ciò che comunque aveva tra le mani riusciva a trasformare. E ha realizzato questa scultura molto semplicemente, niente di straordinario, insomma, ecco, assoluta semplicità. Ascoltandola viene da dire che l'invito è quello di entrare nel presepe in qualche modo, sentirsi uno dei personaggi. Ma direi che la cosa su cui dovremmo riflettere è non badare troppo all'esteriorità delle cose, ma al contenuto, al di là poi di quello che può essere l'insegnamento o la tradizione religiosa, perché credo che ogni uomo possa scegliere e debba scegliere il linguaggio che gli è proprio, che nasce sempre dal cuore. Quindi alla base c'è comunque l'amore e la ricerca di un dialogo con le altre persone, quindi un dialogo cuore a cuore da fare prima con se stessi e quindi da poter fare anche con gli altri, perché molto spesso noi non vogliamo conoscere il nostro cuore e quanto bene abbiamo dentro, quindi abbiamo poi la difficoltà a vedere il bene negli altri e quindi a lavorare per un mondo migliore, un mondo di pace. Allora, grazie e tanti auguri. Grazie anche a lei, grazie, buon Natale. Ed erano le interviste realizzate in occasione della mostra dei presepi che è in corso presso il Circolo Aternino in Piazza Garibaldi a Pescara, mostra che, lo ricordiamo, resterà aperta fino al prossimo 6 gennaio, cioè fino al giorno dell'Epifania, e che sarà aperta anche nei giorni di festa, quindi Natale, il giorno di Capodanno, il giorno stesso appunto dell'Epifania, per consentire le visite da parte di quanti vorranno andare a vedere i presepi in mostra. E con questo è tutto da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.